Partita patta ma non piatta, Francavilla all'altezza della vice capolista matelica. 8 vittorie nelle ultime 8 sfide, in questo lasso di tempo appena 2 reti al passivo, soprattutto attacco più prolifico del girone con 61 gol. Ebbene, la squadra dello squalificato Tiozzo entra in area di rigore giallorossa solo in un paio di circostanze. Le uniche insidie per il giovanissimo Natale arrivano da fuori. In fase di non possesso, prova davvero esemplare del Francavilla, uscito alla distanza e protagonista di un gran finale. Sì, è stata una partita, come hai detto tu, combattutissima contro una squadra super organizzata, una squadra che vinceva da 10 turni consecutivi, quindi ci voleva un Francavilla come quello di oggi, cioè compatto, bravo sulle seconde palle. Forse dove potevamo fare meglio, secondo me, nella verticalizzazione finale, sulle conclusioni finali, lì forse si poteva fare meglio, però dal punto di vista tattico, dell'impegno e dell'intensità non posso dire niente, la mia squadra ha fatto una grande gara. Anche perché loro hanno una difesa impenetrabile. Insomma. Sì, loro sono molto forti dietro, strutturati, era una partita che si poteva anche sbloccare magari su un calcio. Un episodio. Sì, su un episodio, e alla fine noi in area qualche episodio dubbio c'è stato, però ripeto, ci prendiamo questo punto pensando già alla prossima partita in casa con il Forlì. Ortolani, è stato uno 0-0, potremmo definirlo tutt'altro che banale, no? Ma è stata una bella partita, dicevo anche ai vostri colleghi, una partita dura, tosta e leale. Ho visto due squadre affrontarsi a viso aperto dando tutto, e quando poi il risultato rimane in parità su una gara come questa probabilmente i valori che si sono visti in campo hanno detto questo. C'è stato magari qualche episodio che avrebbe potuto sbloccare la gara, qualche seconda palla, qualche palla sporca, qualche tiro alla distanza. Io credo che gare combattute come questa si possano decidere in questo modo. Ne è venuto fuori uno 0-0 comunque vivace, e i complimenti vanno ai 22 ragazzi più i subentrati che si sono dati battaglia fino alla fine. Samuel Di Renzo squalificato dopo l'infortunio, Bedin riparte dalla panchina al pari di Alessandro Di Renzo, non al meglio. Cafiero terzino destro, Bosco sulla fascia mancina, in mezzo il tandem Gallo-Nazzari, 4-2-3-1 esterni Banegas e Bellanca, Palumbo sulla tre quarti alle spalle di Dos Santos. Per contro il 4-4-2 molto offensivo disegnato da Tiozzo, Angelilli e Bugaro a supporto della coppia Margarita-Florian. Il Matelica prova col gioco, il Francavilla cerca di ripartire. 25esimo da fuori, Losicco, destro poderoso, Natale super, versante opposto, punizione per il Francavilla, calcio a Palumbo, incrocio sfiorato, sarebbe stato un Eurogol. Finale di frazione, capitan Angelilli riceve da Florian, sterzata sul mele e diagonale con tanti brividi. Cafiero out, problema al ginocchio dal primo minuto della ripresa, Alessandro Di Renzo. Avvio deciso dei giallorossi, Bellanca sbaglia il controllo in area ospite, potenziale occasione. Subito dopo però il classe 2000 serve a ritroso, intelligentemente Palumbo, sinistro in corsa, di poco a lato applausi del pubblico. Il Matelica non resta a guardare, ci prova Margarita, plastico Natale. Quindi lo stesso Margarita, scippo riuscito a Gallo, destro da posizione defilata solo esterno della rete. Un minuto più tardi, ancora il 10 marchigiano al volo, sempre molto bravo Natale. Finale tutto di marca giallorossa. Mancini subentrato a Bellanca, arma il destro, in realtà un missile, traversa sfiorata. 32esimo in area, Palumbo si gira ma non trova la porta. 60 secondi più tardi, Banegas, gran controllo dentro per Dos Santos che conclude. Cuccato si oppone così, proteste giallorosse, la dinamica non è chiarissima. Sul corner da due passi il brasiliano manca, l'impatto con la sfera, Angelilli svuota l'area. Al 38esimo rischia tantissimo Gallo sul neo entrato Bittaie. Un minuto dopo, ancora in area ospite, tocco di Dos Santos, forse con la mano Benedetti, altre rimostranze difficile giudicare. Di certo però uno 0-0 che non ha affatto annoiato. Perché era importante, fondamentale, anzi, ripartire dopo la sconfitta di Notaresco prima della sosta? Assolutamente sì, però si vedeva che i ragazzi erano carichi, io li ho visti molto bene già nel riscaldamento, sapevo di questa gara che andavamo a fare e quindi faccio loro i complimenti. Ovviamente non sono arrivati 3 punti, però secondo me ai punti avremmo vinto noi sicuramente. Insomma, avete messo comunque paura alla vice capolista di questo campionato che veniva da 8 vittorie consecutive. Assolutamente sì, abbiamo concesso pochissimo
e noi li abbiamo messi in grosse difficoltà, quindi vuol dire che il mio Francavilla cresce e quindi adesso si prepara al rush finale. Il Cesena è ancora raggiungibile? Il Cesena è ancora raggiungibile, il Cesena è lì come lì il Matelica, come sono lì tante altre squadre che stanno dando vita ad un campionato bellissimo, direi, dai. Forse in alto c'è poco equilibrio perché dalla terza adesso non so cosa hanno fatto le altre, comunque la distanza c'è, evidentemente nel cammino questi punti di distanza qualcosa significheranno. La curiosità, secondo pareggio stagionale per il Matelica, non succedeva dal 23 dicembre 1-1 ai Serni. Sì, era l'ultima gara del girone di andata, a noi non piace dividerci la posta.